1.032 gruppi, per un totale di 53.191 persone. I dati forniti dal Christian Information Center di Gerusalemme fotografano l'estate dei luoghi santi, quantificando il numero dei pellegrini cristiani che hanno celebrato la messa nei santuari. Una dimensione importante per la Terra Santa, quella del pellegrinaggio, di cui spesso si torna a parlare analizzandone l'andamento. Un punto di vista diverso, per trattare lo stesso tema, quello che ha animato l'incontro a cui lunedì 26 settembre sono stati chiamati a partecipare le guide cristiane e i rappresentanti delle agenzie locali, riuniti proprio nelle sale del Christian Information Center. L'occasione è stata la Giornata Mondiale del Turismo, promossa dalla Commissione per il Turismo delle Nazioni Unite per il 27 settembre, con il tema «Il turismo come ponte tra le culture». Monsignor William Shomaly, vescovo ausiliare di Gerusalemme e presidente della Commissione Episcopale per i Pellegrinaggi, ha voluto celebrare questo momento invitando a una riflessione e a un confronto su questo tipo particolare di turismo. Un percorso che non vuole essere solo storico o archeologico, ma in cui si deve rendere vivo al pellegrino il messaggio dei luoghi visitati. Richiamando la lettera scritta in occasione di questa giornata dal Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti, il Vescovo ha ricordato l'importanza del concepire il viaggio come opportunità di miglioramento nel contatto con culture diverse. «Siamo invitati non a tollerarle», ha sottolineato citando un'affermazione di Papa Benedetto XVI, «ma a desiderare di poter essere arricchiti da esse». Non senza citare le criticità emerse nella considerazione che a volte in questa stessa terra ebrei e musulmani sono più fermi e più efficaci dei cristiani nel chiedere il rispetto per le proprie consuetudini culturali e religiose sui luoghi santi. Una sfida anche questa rivolta a chi si mette a servizio dei luoghi della cristianità e di chi viene a visitarli. Inevitabile poi riflettere ancora una volta sulla situazione attuale delle presenze in Terra Santa, soprattutto alla luce dei recenti fatti di attualità. Dalla crisi economica alle questioni politiche e sociali che stanno coinvolgendo il Medio Oriente. C'è un cauto ottimismo nelle parole di Monica Hasbun, una delle guide locali presenti all'incontro. La maggior parte dei miei turisti sono tedeschi e sembra che stiano continuando ad arrivare, anche se ho avuto due cancellazioni la scorsa settimana. Hanno deciso che Gerusalemme non era sicura e che non volevano venire. Naturalmente anche quelli che vogliono visitare anche i paesi vicini, come l'Egitto, si sono spaventati e qualcuno si è tirato indietro. Ma in generale stanno ancora arrivando. Se foste stati a Betlemme oggi, la coda arrivava dall'altra parte della chiesa, era piuttosto pieno. Insomma, ci sono ancora molti turisti. Lo stesso Monsignor Shomaly ha prospettato un cambio di tendenza. Di ogni volta che c'erano qui scontri e violenze, il numero dei pellegrini ha diminuito. Ma recentemente abbiamo sentito che i pellegrini sono diventati più coraggiosi, non hanno paura di venire perché hanno visto che qualsiasi cosa capita, niente tocca o ferisce i pellegrini che sono rispettati ugualmente dai cristiani, dai musulmani, dagli ebrei perché sono una figura di pace, un ponte di pace. Dunque,